Salve carissimi amici di Tutube, sono Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla quest'oggi vi parlo non di uno ma di due spillati americani editi da Panini Comics in Italia ovvero sia Avengers numero 1 e Thor numero 1 entrambi scritti da Jason Aaron alle ah, matite qua abbiamo Ed McGuinness, mentre qua abbiamo Mike del Mondo e Ward. Partiamo con Avengers, di cui vi dico già non seguirò le vicende in spillati, questo perché ho già intenzione in realtà di passare anche per gli americani della Marvel in volumi, quindi aspetto l'uscita in volume perché comunque non è una storia che aspetto con così tanta pressione. E anche dopo averla letta, non mi ha dato tutta questa voglia di leggerla e recuperarla subito all'istante. Discorso diverso, diverso invece per Thor che l'ho seguito, sono partito in ritardo, d'accordo, ma l'ho seguito con calma, con passione e voglio effettivamente. Arrivare prima possibile alla conclusione, ma ve lo dirò dopo nel dettaglio. Volume da eh, questo: qui è, un 48 pagine a 3,50€, quindi il prezzo altino per quello che era ormai è il nuovo standard anche della panini. Sarebbe l'equivalente di due capitoli, ma in realtà contiene solamente il numero uno americano. Questo perché il numero uno americano era un extra sized, quindi un volume con più pagine, quindi c'era bisogno di più spazio. E' anche pur sempre è vero che, e vi faccio vedere una pagina non spoiler: da qui in avanti, queste pagine qua, ok, che non sono poche, sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 pagine sulle 48 di questo numero sono copertine pubblicità. Poi dopo, per carità, c'è l'editoriale finale che è molto 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 interessante. Mi è piaciuto molto come editoriale finale. Eh, la storia in realtà comincia subito, quindi entra subito in Medias Res, eh, pochi fronzoli, si parte subito alla grande, con la presentazione di due vicende. Una riguardante gli Avengers di un milione di anni fa, quindi una storyline che troverà spazio anche nei prossimi volumi, iniziato nel volume Legacy e che troverà in Avengers probabilmente la sua Conclusione, qui alla mia sinistra intanto vedrete alcune immagini date dal sito della CBR, presumo americana, quindi con le preview americane, per avere anche un'idea dello stile grafico. Stile grafico che mi è piaciuto per questo, per questo numero di... Lo stile grafico mi piace, molto pulito, molto, 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 molto pulito, molto semplice, ma molto, molto efficace. E in questo capitolo qui ci vengono presentati né più né meno la vicenda, quella degli Avengers di un milione di anni fa. Con una minaccia che sta arrivando sulla Terra e che rischiava di distruggerla un milione di anni fa. Ok, il fatto che siamo ancora vivi significa che non c'è riuscita, quindi stiamo abbastanza sicuri. Mentre la nuova minaccia che sta arrivando adesso per gli Avengers, direttamente collegata a quella di un milione di anni fa, con gli Avengers che decidono di eh, riformarsi con la loro nuova formazione, che è una formazione un pochettino più standard, se vogliamo, molto più inerente, molto più legata ai personaggi che abbiamo visto anche nei film della, del Marvel Cinematic Universe, se non fosse per la presenza anche piuttosto strana di Ghost Rider, che boh, sinceramente non ne sento la necessità, non ne sento il bisogno, però non, non, non critico, non giudico finché non leggo, è una sci-hulk al posto di Hulk. Per il resto tutto il resto del volume è una mera presentazione dei personaggi, con ognuno stava facendo qualcosa e quindi qualunque cosa stessero facendo singolarmente avrà poi delle ripercussioni più avanti. Non è chiaro che cosa, ovviamente, però ecco, è un numero prettamente introduttivo, ma proprio banalmente introduttivo. Non c'è nulla di... Soverchiante, nulla di così eclatante Che ti fa dire, ehi, stanno succedendo cose strane Proprio una narrazione Molto molto chiara e lineare Mi è piaciuto mm -hmm. Sni Mi ha lasciato piuttosto indifferente in realtà Perché, al di là di certe battute, al di là di certi momenti Questa introduzione Così evidente Che sia solamente un'introduzione Non mi ha fatto né caldo né freddo Chiaramente i prossimi volumi Possono andare a migliorare ma come vi dicevo, non ho fretta di leggere questo, questi archi narrativi, non, ho, non ne ho questo bisogno impellente, quindi aspetto l'uscita in eh, volumi. Passiamo invece adesso a Thor. Come vi dicevo, per Thor il discorso è diverso. L'ho seguito eh, in realtà recuperandolo da. Mh, un po' avanzato anche la potente Thor, ho recuperato tutto, ho letto tutto, mi è piaciuto, mi sono divertito, eh, mi ha gasato molto come serie e sta ormai raggiungendo la sua conclusione, quindi per quanto mi piacerebbe passare tutto in volumi, mi piacerebbe anche leggere il finale non tra due anni, eh, leggerlo più o meno quando ci sono, sono ancora in corso le storie e le vicende. Dal punto di vista grafico, Mike del Mundo non mi ha fatto impazzire. Ha uno stile che probabilmente... Lo, la copertina mi è piaciuta molto, la copertina è proprio bella, la copertina mi è piaciuta moltissimo. Gli interni... Ni? Non mi hanno convinto al 100%. È una storia che ancora cerca di introdurci il nuovo status quo di Thor, o meglio del figlio di Odino, perché non è ancora degno. Non è ancora degno, ma sta portando avanti la sua battaglia contro Malekith, contro la... per cercare di evitare la guerra di dieci regni. In realtà già sappiamo che non ci riuscirà perché sta per uscire lo story arc dedicato alla guerra dei dieci regni. Sarà interessante vedere quali passi il figlio di Odino farà per cercare di evitare eh, questa guerra e quali saranno le conseguenze che avranno questi passi. Quindi diamo un pochettino tempo al tempo. Di Aro, ormai mi sto fidando molto perché è un autore che mi ha dato possibilità di avere fiducia in lui. Ovviamente. Le conseguenze della morte di, della potente Thor si ripercuotono all'interno di questo arco narrativo, quindi eh, lo status quo di alcuni Asgardiani, il mango sul vago, il fatto che Thor sia ancora indegno, il fatto che eh, vediamo in copertina un Thor che ha un martello che in realtà sono diversi martelli, ha comunque la sua spiegazione, è anche qui un, un nuovo inizio per il Thor, che al tempo stesso è un proseguimento delle vicende passate, quindi è evidente che certi dialoghi eh, non sono pensati per un nuovo lettore, eh, ma per chi ha seguito la serie fino adesso. C'è un dialogo verso la fine che è abbastanza evidente che si fa riferimento a cose che non ti sono state mostrate e che vengono date per scontate, ma perché effettivamente chi sta seguendo il Thor di Jason Aron ha ben chiaro di che cosa si stia parlando. Né più né meno. Quindi non mi sento di consigliarla. Cioè, probabilmente questo qui è il momento migliore per iniziare eh, Thor mh, volendo seguire il personaggio. Ma non mi sento neanche di dire che sia un buon starting point perché non lo è e non lo è perché molto banalmente è il proseguo di una gestione che sta durando già da diversi anni e che nel corso del 2019 molto probabilmente troverà la sua eh, conclusione e quindi è anche questo qui un motivo in più, almeno per me, per proseguire la lettura di eh, Thor. Il volume mi è piaciuto molto Mi è piaciuto molto anche il finale Se non ricordo male Esatto Nella parte finale dell'albo C'è una sorta di backup story e Quindi il volume è anche qui Un pochettino più lungo del solito Non sarà sempre così lungo Presumo Ambientato nel futuro Con eh, nonno Thor Con Thor del futuro Che abbiamo visto in alcuni squarci Della gestione di Jason Aron. Quindi motivo in più Per cui non mi sento di consigliare Questo volume a un neofita È che C'è c'è anche questa parte qui che, boh, gli risulta un po' troppo vaga, non è contestualizzata. E, ma chi ha letto Thor di Gesonaro finora sa perfettamente quelle cose lì a cosa si riferiscono. E ci sono degli spunti anche piuttosto interessanti, ma sarà in, in più intrigante vedere a che cosa porterà negli story arc a venire. Volume quindi che mi è piaciuto molto, che proseguo, proseguo alla grande... Ma che proseguirò ovviamente in spillati perché voglio leggerlo il prima possibile. Non vi parlerò però degli spillati singoli perché, effettivamente, parlarvi di 20 pagine senza poter voler far spoiler perché non voglio far spoiler nel mio video, e non ha senso. Si se se parlerebbe veramente di 20 pagine alla volta. Ve ne parlerò magari terminato il singolo story arc o magari so che spesso alla fine di ogni story arc Gesonaro ci mette un capitolo autoconclusivo provo a seguire le indicazioni dei volumi americani però ecco non posso fare molto non voglio fare il singolo spillato anche perché non seguendo altri spillati americani sarebbe veramente fare uno spillato di Thor e basta e sarebbe abbastanza deludente e poco incisivo questo è quanto avevo dire per oggi. Qui sotto la spazzetta dei commenti e aspetto la vostra opinione in merito sia a Thor sia ad Avengers. Vi sono piaciuti questi primi capitoli del fresh start. Voi quali serie seguite e quali intendete seguire di questo rilancio eh, Marvel? Scrivetemi qui sotto nei commenti. Qui da Francesco, dai papà alle mie spalle, dalla Sofia di Cameraman, Sofia soffite tutto. E noi ci vediamo ad una prossima video. Opinione del canale. Ciao!